sono Claudia Coscarella e lavoro in Faircam, una società leader nel settore della logistica e trasporti, con un ruolo duplice. Da un lato sono nell'area delle risorse umane, mi occupo di selezione e sviluppo, e dall'altra sono CSR manager della neonata impresa sociale Faircam Ecolab. Trovo molto interessante il fatto che ci si interroghi sul futuro del mondo del lavoro, perché effettivamente sta esprimendo dei momenti di grande discontinuità. Da un lato abbiamo dei grandi cambiamenti di cui dobbiamo tener conto, e mi riferisco in particolare all'innovazione tecnologica, all'intelligenza artificiale con la quale si dovrà fare conti, anche alla realtà virtuale, che richiede chiaramente delle competenze interessanti, ma anche un'adesione più importante al progetto aziendale, e la capacità anche di automotivarsi e di formarsi in maniera anche più responsabile e più autonoma. Dall'altro però c'è un cambiamento epocale nella cultura delle nuove generazioni che si avvicinano alle imprese e che sempre più spesso cercano adesione valoriale nelle organizzazioni a cui decidono di appartenere, in contemporanea una maggiore attenzione al proprio benessere. È importante quindi prendere atto di questa situazione, che da un certo punto di vista è distonica, perché da un lato abbiamo bisogno di grande energia e di grande entusiasmo, e dall'altro però abbiamo un disimpegno con il quale bisogna fare i conti. E anche lo smart working, che all'inizio è sembrato molto interessante per le persone, perché chiaramente portava dei benefici organizzativi anche a livello di work-life balance, adesso sta denotando una sua carenza nella capacità di aggregazione delle persone con l'impresa a cui appartengono. Il 55% delle persone che fanno un lavoro ibrido o da remoto dichiarano di sentirsi più soli perché non hanno più molte amicizie all'interno delle organizzazioni. In questo senso la sfida per le imprese è trovare la capacità di motivare le persone, di ascoltarle, secondo me, in maniera un po' più attenta, di confrontarsi creando occasioni di scambio a cui dare risposta. Ancora più interessante è l'idea di capire che siamo in questo momento in una situazione di parità e di confronto paritario, appunto, tra le persone che lavorano per un'azienda e il datore di lavoro. Ed è importante che tutti performino al meglio perché ci siano risultati migliori, che si conoscano, che si ascoltino, che ci sia una maggiore empatia e, in una parola chiave, che ci sia maggiore rispetto per le specificità di ognuno, per i contesti a cui si appartiene, per i contesti familiari che ognuno di noi si porta dietro, in generale per quelle che sono delle attività e delle iniziative di imprese e personali che devono convivere in maniera armonica.